Abbiamo iniziato così. Abbiamo scelto di partecipare, abbiamo iniziato a cambiare questo paese e lo faremo dal governo, se vorranno gli italiani, se vorranno darci questa possibilità. E da qui, da questo evento, io voglio lanciare una sfida a tutte le forze politiche italiane. Diteci perché non siete disponibili a convergere su questi 20 punti. Diteci perché non siete d'accordo con i nostri 20 punti per la qualità della vita degli italiani. Perché ve lo chiederemo la sera del 4 marzo, ve lo chiederemo. Guardate che questa è una campagna elettorale veramente singolare. Tutti ci vengono a dire che vogliono abolire le leggi che hanno già votato. Pensateci. Secondo Fabbrini, nel 2018 il risultato elettorale deciderà se l'Italia continuerà ad essere elemento chiave dello sviluppo europeo o se invece sceglierà la strada diversa, quella con gli alleati europei di Beppe Grillo e di Matteo Salvini, che hanno un nome e un cognome, anche se sono improvvisamente scomparsi dal dibattito politico. Si chiamano Marine Le Pen, si chiamano Farage, si chiamano Alternative für Deutschland, si chiamano Wilders, hanno dei nomi e dei cognomi, non sono delle persone, non sono degli ologrammi, esistono. E lasciatemi dire agli amici del Partito Popolare Europeo che ci seguono o che ci seguiranno nei prossimi mesi da fuori Italia, che la coalizione o presunta tale di centrodestra non è una coalizione guidata dal Partito Popolare Europeo. Basta vedere come si sono divisi i seggi nella parte uninominale per capire che la maggioranza di quella coalizione ce le hanno le forze populiste estremiste di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Amici del PPE, vi stanno prendendo in giro, non c'è alcuna leadership moderata. In Italia la destra non è guidata dai popolari europei, in Italia la destra è guidata dai populisti europei. Sì, abbiamo presentato succintamente il nostro programma. La cosa importante per l'Unione Europea è la nostra volontà di rispettare la regola del 3% di deficit, che forse può essere una regola anche discutibile, ma noi intendiamo rispettarla. In secondo luogo è molto importante questo nostro convincimento profondo della essenzialità dell'esistenza dell'Unione Europea, e questo viene soprattutto da me, un ragazzo della guerra che per 50 anni ha vissuto sotto l'angoscia appunto della guerra fredda, che è riuscito nel 2002 a far entrare la Federazione Russa nella NATO e che crede nell'Europa come un fatto assolutamente fondamentale. Le primarie ultime del PD hanno visto un calo di elettori di 1 milione. Bene, rispetto alle precedenti primarie, dove sono andati questi elettori del PD? Sono coloro che hanno percepito come il PD si sia snaturato. Come diceva Nicola, non si possono manifestare idee di sinistra e poi andare a fare politiche di destra. E questo ha creato proprio questo distacco dei cittadini nei confronti di un partito dal quale ci siamo distaccati tutti. All'appello degli scienziati e dei ricercatori a fronte delle fake news su vaccini e sul metodo scientifico, rispondo offrendo uno spazio da indipendenti nelle nostre liste al mondo della scienza e della ricerca italiana. Potranno rappresentare altamente e in modo autorevole il valore del metodo scientifico in Parlamento senza nessun vincolo.